Le partecipate non vanno demonizzate perché rappresentano un baluardo per portare avanti le città. Da Salerno la CGIL, in un salone dei marmi strapieno, affronta il tema delle società a capitale pubblico che si occupano di servizi essenziali. Il sindaco Vincenzo Napoli e l'assessore Roberto De Luca, ospiti del segretario provinciale Arturo Sessa, hanno rivendicato le buone pratiche salernitane, fatte di conti in ordine e attenzione alle problematiche concrete di lavoratori e cittadini. Le conclusioni sono state affidate al segretario confederale della CGIL nazionale, Vincenzo Colla. Partecipate non è che è un termine negativo, dietro le partecipate ci sono servizi, ci sono lavoratori, fanno servizi importantissimi per la città, servizi alla persona, quindi il disagio sociale, servizi alla nettezza urbana, servizi al controllo della città, quindi stiamo parlando di cose fondamentali per la tenuta democratica e della vita civile di una città. Non facciamo l'errore di pensare che ogni cosa che è pubblica va dimezzata, perché in una fase come questa, tra l'altro, dove abbiamo un problema drammatico di lavoro, pensare di ridurre il pubblico e di risolvere i problemi è proprio la strada più sbagliata. Se dobbiamo riorganizzare, facciamolo, ma dietro una riorganizzazione non è che ci possono essere solo i licenziamenti della gente che lavora e non si possono utilizzare le partecipate per fare campagne elettorali. Ma facciamo un'operazione intelligente che dia una risposta a questi lavoratori, tranquillità e serenità rispetto a una prospettiva.